Una buona giornata ai nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Tanti gli argomenti che ci avete dettato in questi ultimi giorni ed abbiamo scelto forse quello che maggiormente scalda i cuori, anche nelle giornate appunto da fredde come quelle che stiamo vivendo. La città si sta preparando ad accogliere il periodo tra i migliori appunto dell'anno, ovvero quello di Natale. Alle nostre spalle, come vedete, anche il volto del Corso del Popolo diventerà nelle prossime ore più luminoso per creare appunto quella situazione che, come dicevo prima, sicuramente scalderà i cuori, collegata poi anche ai doni, a quelli che saranno i regali che tutti i nostri concittadini andranno a scegliere. Si attendono anche le tredicesime, ma in tanti ci avete anche già comunicato, quelle tredicesime le andremo ad adoperare per andare anche a pagare le bollette. Con tutte queste situazioni noi andiamo a sentire naturalmente il parere dei nostri concittadini. Andiamo! Eh sì, è vero, con la tredicesima si pagheranno solo bollette, problemi della macchina, condominiali, spese condominiali e qualche piccolo regalino, quello non bisogna evitare di fare. In base alla disponibilità che uno ha, se ha tanti soldi paga bollette e anche fa regali, se ha pochi soldi si deve limitare a pagare solamente le bollette, perché bisogna pagarle le bollette. Le cose bollette senz'altro. E i regali vai a spendere pochi soldi e basta. Per il momento è ancora presto, diciamo che stiamo ancora pensando, anche perché i regali saranno tanti, visto che la famiglia è numerosa, allora qualcosina a ciascuno dobbiamo farlo a tutti, hai capito? Ma di solito regali ne faccio pochi, però quelli che faccio lo faccio alle persone che meritano un regalo da parte mia. Eh sì, i tempi sono cambiati, i prezzi continuano ad aumentare, di tutto, benzina, alimentari, di tutto, continua tutto ad aumentare. Manco i soldi e tutto un assieme, dai, e il costo è troppo alto, il regalo, quello che viene, è sempre troppo alto. Una volta con una massa, un pandoro, si faceva tutto, il divertimento era quello e basta. Ogni tanto ti vediamo all'opera con la tua passione, quella di preparare qualche piatto speciale con i frutti della nostra laguna e del nostro mare. Potrebbe essere quello magari un regalo per gli amici, un bel momento in compagnia. Eh sì, quello è un regalo per tutta la famiglia, Natale, tutti a casa mia, tutti i figli, i bambini, chi può venire, chi dopo non può venire, purtroppo andranno dall'altra parte. Comunque la passione mia, lo sai, da tanti anni è la cucina. Diciamo che è una passione che ho avuto fino da bambino, da quando andavo in mare a pescare in mare, hai capito? E me la porta avanti, è la tradizione dei nonni, dei vecchi, tutte le ricette dei vecchi nonni, capito? Che adesso non si usano più. Ma per fortuna non mi posso lamentare della pensione che ho, però è un dato di fatto che la politica del taglio della rivalutazione delle pensioni su quella che diciamo classe media, ovvio che impoverisce la classe media stessa, che è quella che tutto sommato, avendo più capacità di spesa, incrementa anche le vendite e gli acquisti di Natale. Il regalo è un dono, è un qualche cosa che parte dal cuore, e alle tue spalle vediamo anche un leone che è stato donato appunto a questa realtà, un regalo inaspettato, come si dice. Sì, sì, noi una mattina abbiamo trovato una scatola davanti a robe dentro, e dentro c'era il leone. Che sarebbe il leone, almeno così si dice, leone che della nave Giudecca che 80 anni fa è andata a fondo di fronte a Pedestrina, al cimitero di Pedestrina. Senti, noi siamo Chioggia in diretta, il bello della diretta è che mentre stiamo facendo l'intervista con te, alcuni amici qui alla nostra destra stanno guardando quella che è stata l'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa. E allora, con il sorriso, farai qualche regalo anche a questi amici? Beh, a questi amici l'unico regalo che posso fare è mantenere l'amicizia, nonostante qualcuno sia un figlio di mamma, come dicono a Chioggia.